Benvenuti a questo terzo appuntamento del ciclo intitolato Lessico filosofico delle immagini, il potere delle immagini nella storia della filosofia. L'appuntamento di questo pomeriggio è particolarmente interessante, chiaramente dal mio punto di vista, perché tocca una questione di capitale importanza riguardando un autore e un testo che sono fondativi, in molti aspetti fondamentali della storia della cultura del Quattrocento. L'autore è Leon Battista Alberti e il testo è il De Pittura. Ricordo molto brevemente, non voglio rubare eccessivo tempo agli interventi, si succederanno tra qualche minuto, ma ricordo che Leon Battista Alberti è un autore estremamente complesso. Eugenio Garin dice in un saggio molto, molto bello, apparso nel volume Rinascita e rivoluzioni, che dopo aver letto l'insieme della produzione teorica di Leon Battista Alberti si rimane turbati. Lo definisce uno scrittore inquietante, imprevedibile e bizzarro. Dimostrazione proprio del fatto che Leon Battista Alberti è un autore, come posso dire, di confine, non soltanto dal punto di vista temporale, ma soprattutto dal punto di vista disciplinare. Talvolta lo si classifica in maniera eccessivamente scontata. In realtà sappiamo che la produzione teorica di Leon Battista Alberti è difficile da inquadrare, da dividere rispetto a quella che è l'enciclopedia dei sapieri. Leon Battista Alberti ovviamente non è soltanto teorico, è anche un artista, è stato un grandissimo architetto. Per parlare di tutto questo abbiamo come posso dire, due ospiti che metteranno in evidenza due aspetti, diciamo, diversi, però allo stesso tempo anche complementari. Abbiamo uno storico dell'arte e abbiamo uno storico della filosofia. Primo intervento sarà quello del professor Aldo Galli, professore ordinario di storia dell'arte moderna presso l'Università degli Studi di Trento. Per parlare invece dell'altra questione, quella più strettamente, diciamo, filosofica e non solo, abbiamo il professor Fabrizio Meroi, professore associato di storia della filosofia presso sempre l'Università degli Studi di Trento. Io vi ringrazio per aver accolto il nostro invito e sono assolutamente sicuro che riusciranno a darci conto di due aspetti estremamente affascinanti, estremamente interessanti proprio della figura di Leon Battista Alberti. Come da accordi precedenti, il primo a parlare è Aldo Galli, a cui cedo molto volentieri la parola. Grazie, grazie mille per l'invito. Grazie, grazie, un po' meno sincero anche ai colleghi Alessandro Palazzo e Fabrizio Meroi che mi hanno coinvolto in questa cosa, che in realtà mi fa molto piacere essere qui, ma è anche vero che Leon Battista Alberti non è un mio tema abituale, ho dovuto un po'
ragionare su che taglio dare a, una, a un incontro di questo tipo, e alla fine credo che quello che emergerà dalle parole è la difficoltà di avere un punto di vista univoco su una figura così complessa, così articolata. Ci sono alcuni aspetti in particolare relativi al trattato della pittura che vedono sostanzialmente storici dell'arte da una parte e lo storici e filologi dall'altra avere dei dispareri sostanziali su alcune questioni di non scarsa rilevanza per intendere il senso del. Allora vi farei vedere innanzitutto, per farvi vedere una cosa nuova, sì. Questo è un dipinto che è comparso nel 2014 a un'asta a Londra e che è stato pubblicato solo da pochi anni, tra l'altro curiosamente da uno studioso di Innsbruck, Lukas Matterbacher, che si è accorto che questo ritratto, passato come ritratto anonimo di personaggio anonimo a quest'asta londinese del 2014, raffigura Leon Battista Alberti. È un ritratto importante di Leon Battista Alberti ed è il capostipite e il punto di riferimento per tutta una famiglia di ritratti 5 e 600 cosiddette gioviane, cioè quelle serie di ritratti di uomini illustri fatte sul modello della collezione di Paolo Giovio a Como, che evidentemente, l'abbigliamento del tipo della camicia, dell'acconciatura, derivano da questo prototipo. Cioè questo è il dipinto quattrocentesco che ha dato il via a questa famiglia di derivazioni. Ora, a rigore non possiamo essere sicuri al 100% che nel 5 e nel 600 ci vedessero giusto, cioè che questo fosse davvero Leon Battista Alberti. Quel che è certo è che questo è il dipinto che all'epoca delle copie che vedete a destra e a sinistra era da tutti considerato una delle immagini più significative, più importanti, uno dei ritratti più importanti di Don Battista Alberti. Addirittura si potrebbe sospettare che lo si ritenesse quell'autoritratto di Don Battista Alberti, di cui molte fonti parlano, compreso il Vasari, che si trovava nelle case dei Rucellai e di cui non sappiamo più nulla. Questo è più difficile crederlo perché il personaggio non ci guarda negli occhi e cioè, è difficile credere che questo sia un autoritratto, però certamente è un ritratto di un personaggio che nel XVI e XVII secolo era opinione condivisa, fosse Leon Battista Alberti. Allora, stasera ci occupiamo del De Pittura. Del De Pittura, in particolare della versione in lingua toscana del De Pittura, cioè quella che fino a 20 anni fa tutti erano convinti fosse una sorta di traduzione e al tempo stesso anche un po' di riduzione che Alberti aveva allestito a partire dall'originale latino per la migliore comprensione dei suoi amici artisti, e che invece, grazie agli studi di Lucia Bertolini, a partire dal 2000, oggi, opinione condivisa, direi da Bertolini ha messo in campo ottimi argomenti molto convincenti, per dire che l'epicura nasce in realtà in volgare, cioè la prima versione è la versione volgare che solo in un secondo momento Alberti traduce in latino e arricchisce anche con un dettato più alto e con una e complessità di pensiero anche più strutturata in una versione che avrà invece una circolazione non tra gli artisti ma soprattutto presso le corti, e infatti la versione latina viaggiava con una dedica al Marchese di Mantova, Giovan Francesco Gonzaga. La versione volgare invece fu redatta a Firenze tra il 1435 e il 1436. Alberti era giovane, aveva 30 anni, più di 30 anni Alberti, così, per fare un minimo di contesto storico, nasce nel 1404, come tutti sapranno, esule, cioè la grande famiglia fiorentina che era stata mandata in esilio alla fine del 300, a Genova ci nasce e basta, cresce in Veneto, a Padova soprattutto, aveva fatto i suoi studi universitari a Bologna, solo a partire dal 1430, caduto il bando contro gli Alberti, può tornare, anche tornare, andare per la prima volta in quella che era la sempre ricordata e sempre vagheggiata, ma mai conosciuta, patria della famiglia. Quindi a partire dal 30 Alberti comincia a frequentare Firenze, e appunto a Firenze scopre il mondo degli artisti nuovi, scopre Brunelleschi, scopre Donatello, adesso lo vedremo più da vicino, si entusiasma per questo orizzonte
un'artistica che a quelle date era assolutamente inimmaginabile al di fuori del cuore di Firenze, era ancora un fatto totalmente fiorentino. E appunto in quel contesto compone il trattato, un breve trattato, articolato in tre libri, che sapranno è accompagnato da una lettera dedicatoria a Filippo Brunelleschi. Versione volgare data agli artisti e in particolare a Filippo Brunelleschi, anche se come vedremo esiste un unico testimone manoscritto che tramanda questa lettera a Filippo Brunelleschi. La versione volgare sembra aver avuto scarsissima circolazione rispetto a quella latina. E questa dedica è, direi, la parte più celebre del trattato, sia per la sua, per la bellezza e per l'intensità delle parole con cui Alberti si rivolge a Brunelleschi, e anche per questo tratto molto efficace, molto diretto, che contrasta abbastanza nettamente con il tono precettistico della, molto ricavato da Plinio, dei tre volumi, dei tre libri del trattato delle parole. Procede invece in termini più normativi, molto più asciutti, molto meno, in cui si sente molto meno il calore dell'affetto, diciamo così. Ed è appunto su questo testo che vorrei soffermarmi, testo famosissimo perché è considerato giustamente una delle più antiche, più impressionanti dimostrazioni della coscienza che il Rinascimento ha di se stesso. È una pagina in cui Alberti dimostra di essere perfettamente consapevole di quello che stava avvenendo a Firenze. E quindi forse la leggiamo. Io solevo meravigliarmi insieme e dolermi che tante ottime e divine arti e scienze, quali per loro opere e per le storie, veggiamo copiose erano quei virtuosissimi passati antichi, ora così siano mancate quasi in tutto perdute. Pittori, scultori, architetti, musici, geometri, retorici, auguri e simili nobilissimi. E meravigliosi intelletti, grazie. Oggi si trovano rarissimi e poco da lodarli. Ma poiché io, dal lungo esilio, in quale siamo noi Alberti invecchiati, qui fui, in questa nostra, sopra l'altre ornatissima patria ridotto, compresi in molti, ma prima in Tefili, e in quel nostro amicissimo Donato scultore, e in quegli altri, Nencio e Luca e Masaccio, essere a ogni lodata cosa ingegno da non posporli a qual si sia stato antico e famoso in queste arti. E confesso ti sia quegli antichi, avendo quale avevano copia da chi imparare e imitarli, meno era difficile salire in cognizione di quelle supreme arti, quali oggi a noi sono faticosissime. Ma quinci tanto più e il nostro nome più debba essere maggiore, se noi, senza precettore, senza esempio alcuno, troviamo arti e scienze non udite e mai vedute. Chi mai, si duro o si invido, non lodasse Pippo architetto, vedendo qui struttura sì grande, erta sopra i cieli, ampla da coprire con sua ombra tutti i popoli toscani, fatta senza alcun aiuto di travamenti o copia di legname. Quale artificio certo, se io ben giudico, come a questi tempi era incredibile potersi, così forse appresso gli antichi fu non saputo né conosciuto. Ma delle tue lodi e della virtù del nostro Donato insieme e degli altri, quali a me sono per loro costumi gratissimi, altro luogo sarà per recitare. Pagina sempre molto, molto impressionante. E ora, per gli storici dell'arte non c'è mai stato dubbio che il senso di questa pagina sia proprio quello di attestare, di documentare la piena consapevolezza, la piena coscienza di Giambattista Alberti della stagione straordinaria che si trovava a vivere, che aveva scoperto in qualche modo approdando a Firenze. Cioè Alberti fotografa con un giudizio infallibile, con una competenza magistrale, i valori massimi dell'arte fiorentina attorno alla metà degli anni 30 del Filippo Brunelleschi, Donatello, Nencio, che è un vezzeggiativo fiorentinissimo per Lorenzo, cioè Lorenzo Ghiberti, Luca della Robbia e Masaccio. Ora, questa pagina è pensata per trasmettere l'impressione di un gruppo affiatato di amici, di persone che vivono fianco a fianco e che hanno ideali comuni e che hanno una consapevolezza comune di quello che stanno facendo.
questo senso di intimità che trasmette la pagina è anche molto insistito in questo uso quasi eccessivo dei soprannomi, no? Pippo, Nencio, questo rivolgersi a qualcuno che è lì, che ci sta ascoltando. E probabilmente è una visione un po' idealizzata, perché di sicuro Pippo e Nencio non si parlavano da 30 anni, cioè da quando Nencio aveva vinto il famoso concorso per il porto del Battistero di Firenze nel 1401 contro Brunelleschi, come gli aveva mai perdonata, e sappiamo da tutte le testimonianze concordi del 400 che tra i due per tutta la vita ci fu un fortissimo conflitto e un antagonismo molto pronunciato. Erano invece effettivamente amicissimi Brunelleschi e Donatello, anche se documenti recentemente riemersi ci fanno capire che le cose non sono sempre così pacifiche come ci giungono filtrate dalla storia, per esempio da Vasari. Sappiamo che nel 1412 addirittura Brunelleschi fa arrestare Donatello per debiti a un certo punto. Quindi sì, molto amici, ma con momenti anche di tensione tra i due. E poi, come si sa, questa amicizia si romperà, si inclinerà in maniera definitiva proprio pochi anni dopo la pittura, al cantiere della sagrestia di San Lorenzo, della sagrestia dei Medici, dove Brunelleschi e Donatello arriveranno a rompere ogni rapporto. Quindi cosa ci dobbiamo immaginare? Qual è la Firenze in cui Alberti scrive questa pagina? Quella in cui appunto Brunelleschi stava chiudendo, e naturalmente la dedica a Brunelleschi del 36 non può essere casuale, il 36 è l'anno in cui Brunelleschi termina la cupola, cioè viene inaugurata la cupola di Santa Maria del Fiore. Che era un artista ormai avanti negli anni, aveva un buon tratto di carriera alle spalle, aveva già tanti capolavori, l'ospedale dei innocenti, eccetera. Le parole meravigliose di Alberti, la cupola, cioè, aperta sopra i cieli, ampia da coprire con sua ombra tutti i popoli toscani. Donatello era da poco tornato da Roma, era stato a Roma nel 1432-33, era nel momento di sua massima esaltazione per gli antichi e al tempo stesso di massimo avanzamento negli studi prospettici. Sono gli anni in cui Donatello appunto decora con stucchi, con grandi tondi in stucco, la sagrestia realizzata, progettata da Brunelleschi per Giovanni de' Medici. Due dettagli più ravvicinati. Questi stucchi della sagrestia di San Lorenzo ci mostrano bene un po' questa doppia faccia di Donatello a questa altezza, cioè gli evangelisti immaginati come pensatori, come filosofi antichi, completamente presi nello studio dei volumi che tengono su questi tavoli complessi, ricchi di festoni, di motivi decorativi, troni decorati di putti, perfino l'aquila, simbolo tradizionale di San Giovanni Evangelista, diventa una sorta di aquila imperiale appollaiata sopra il leggiro dell'Evangelista. E dall'altra parte invece le storie di San Giovanni, con questa serie di invenzioni prospettiche veramente moderne, in cui anche giocando con il colore, cosa che Brunelleschi non apprezzava molto, cioè usando lo stucco dipinto in rosso, in azzurro, rosso più chiaro, rosso più scuro, si crea il senso di questi grandi spazi, di questi grandi vani dentro cui si svolgono le storie. E poi sono gli anni della famosa cosiddetta cantoria, che in realtà nessuno ci cantava, era la balconata di uno dei due organi del Duomo di Firenze, nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, c'erano due organi collocati ai lati dell'altare maggiore, sopra le sagrestie, e proprio negli anni 30, mentre Alberti scrive, vengono realizzate una da Lupe della Rubbia e l'altra da Donatello, questa è quella di Donatello, cose molto molto famose, insomma, però ve le faccio vedere per farvi capire qual era la temperatura creativa della Firenze di questi anni. Un Donatello completamente all'antica in questa idea di angeli come impegnati in una orgia bacchica, che corrono, che giocano, che si scontrano l'uno con l'altro, in una scultura
estremamente vibrante e resa vibrante e cromatica anche dall'uso di inserti colorati, cioè il fondo non è lasciato in marmo bianco, anche le colonne sono completamente ricoperte di piccole tessere di vetro colorato che creano appunto un effetto estremamente luminoso e pittorico. E poi sono gli anni in cui Donatello realizza alcuni dei più spettacolari tra i suoi rilievi prospettici. Questo forse non è il più famoso, ma è anche in assoluto, si trova a Lille, al Museo di Lille. È un festino di Erode, c'è cioè Salome che danza, passa dai sette veli al centro della composizione, ma è chiaro che qui il soggetto è un pretesto per creare questa sorta di incredibile struttura di scale, di portici, di templi, di frontoni, di balconate che si incastrano e che si innestano l'una dell'altra, certamente qualcosa che Alberti dovrà trovare estremamente suggestivo. Mencio, per parte sua, stava facendo le porte del paradiso, quelle che l'angelo avrebbe poi battezzato porte del paradiso, cioè l'ultima delle porte del battistero di Firenze, aveva cominciato nel 1425, ormai stava finendo i rilievi, ve ne faccio vedere uno, questo con le storie di Isacco e dei suoi figli, di nuovo un'idea di rilievo pittorico, di rilievo prospettico, dove gli artisti fiorentini, ciascuno in maniera diversa rispetto all'altro, però riflettono sullo stesso tema, che è quello di illudere nella maniera più convincente la terza dimensione sulla superficie. Questi sono artisti non più giovani, Brunelleschi era ormai sui 60 anni, Ghiberti aveva 55, Donatello una cinquantina. Molto più giovane degli altri era Luca della Robbia, che stava appunto realizzando la seconda cantoria, o per meglio dire la seconda balconata dell'organo. Era un artista che non aveva, per quanto ne sappiamo, grandi opere pubbliche già terminate al suo attivo, ma evidentemente questa impresa già lo qualificava in maniera molto decisiva. E d'altra parte il fatto che la balconata ancora non fosse stata inaugurata ci conferma del fatto che Alberti era intimo di questi artisti, sapeva quello che si stava facendo, non soltanto i monumenti che si potevano vedere andando in giro per la città, ma anche quello che ancora stava nella bottega. E come capite è un mondo pieno di cose nuove, ma anche di alternative radicalmente differenti tra loro, tra questo mondo così neogreco, attico di Luca della Robbia e questa sarabanda di tutti scatenati di Donatello, c'era che testa, insomma, si poteva optare per l'una o per l'altra cosa, due modi di guardare all'antico, perché certamente sia Luca che Donatello non si spiegherebbero senza modelli antichi, ma un interesse per l'antico profondamente diverso. Si è sempre detto che Luca della Robbia assomiglia straordinariamente, i rilievi di Luca della Robbia assomigliano straordinariamente a quelli della Rapacis, che però all'epoca ancora nessuno conosceva, non era stato ancora. Ora abbiamo detto che il tono di Alberti è quello che parla a amici, ad amici presenti, ad amici che lo ascoltano, ad amici che potenzialmente potrebbero leggere quella pagina, se non l'avessero letta direttamente avrebbe potuto leggerla loro Filippo Brunelleschi. Te, Filippo, il nostro amicissimo Donato, e Mencio, e Luca, e Masaccio, delle tue lodi e della virtù del nostro Donato e degli altri insieme, i quali sono per i loro costumi a me gratissimi, eccetera, eccetera. In questo contesto c'è un nome che stona, ed è quello di Masaccio. Perché Masaccio, sommo, enorme pittore, era morto nel 1436, ormai da 8 anni. Era morto giovanissimo, era morto a 27 anni a Roma, dicesi di veleno, racconta Vasari, ma Vasari su questo non è benissimo. Era molto facile per morire per tante circostanze. E fatto sta che nella Firenze del 1435 Masaccio non c'era più da diversi anni e Alberti certamente non può averlo mai conosciuto. Cioè la biografia di Alberti e quella di Masaccio non si incontrano mai. Come vi ho detto, Alberti non poteva proprio fisicamente arrivare a Firenze prima del 28, c'era il bando contro tutti gli uomini di casa Alberti che non avrebbero potuto rientrare nel libro della città. E seguendo insomma, gli sviluppi
dell'uno e dell'altro artista, non si arriva a trovare un momento in cui si possa immaginare un incontro diretto tra Alberti e lui. Certo, c'erano le opere di Masaccio. Primo a sollevare dei dubbi sul fatto che Masaccio, che è il personaggio chiamato Masaccio nella dedica delle pitture, fosse davvero il grande pittore, è stato Hubert Janicek, che nel 1877 ha pubblicato un'edizione del De Pictura facendo presente, rimanendo per secoli inascoltato, che nella Firenze della prima metà del 400 esisteva un altro artista di nome Tommaso e soprannominato Masaccio, Tommasaccio. Anzi, a dirla tutta, Masaccio, il grande pittore, nei documenti che oggi conosciamo non è mai chiamato Masaccio, nei documenti contemporanei. È a partire dagli anni 60 del 400 in avanti che si comincia a trovare questo soprannome, mentre questo secondo artista è effettivamente sempre nominato nelle carte come Masaccio. Questo secondo artista si chiama Maso di Bartolomeo ed è uno scultore. Un scultore soprattutto in bronzo, ma non soltanto. L'artista ai nostri occhi certamente minore, però rispetto a Masaccio ha il vantaggio di essere vivo nel 1436, vivo e giovane, perché era nato nel 6, quindi aveva 30 anni esattamente. È un artista, per farvela molto breve, che compare agli inizi degli anni 30 a Prato, nella bottega, un collaboratore di Donatello e di Michelozzo, che sono associati per realizzare questo oggetto meraviglioso che molti di voi avranno presente, è il pulpito esterno della cattedrale di Prato, pulpito pensato per mostrare al popolo la reliquia di cui Prato va cintola, per la cintura che la Madonna avrebbe fatto cadere dal paradiso per dimostrare di essere stata veramente assunta nelle mani di San Tommaso, l'apostolo incredulo, che non credeva all'assunzione. La reliquia della cintola viene ancora adesso annualmente, più volte all'anno, esposta ai fedeli nella piazza. Quindi da questo pulpito, realizzato dalla compagnia di Donatello e Michelozzo, tra il 28 e il 38. Quella che si vede in piazza oggi è una coppia, l'originale è nel museo di Roma. E Maso di Bartolomeo compare molto spesso nella documentazione di questo complesso, che evidentemente Donatello e Michelozzo, presi da mille impegni, non consideravano il più importante della loro carriera in quel momento. Vi faccio vedere alcuni dettagli. Questo è lo stupendo capitello di bronzo che si trova qui, lo vedete, la base di sostegno per la coppa di marmo con gli angioletti danzanti. Un'opera stupenda, molto all'antica, dove però lo stile delle sculture è soprattutto di Michelozzo. Qui si vede che chi ha concepito, chi ha modellato le figure, è molto probabilmente Michelozzo. Però insomma, Maso di Bartolomeo era lì, Masaccio era del gruppo. Questi sono i rilievi in marmo. Da sempre si dice, ma non abbastanza belli per essere veramente Donatello, veramente Michelozzo, saranno cose della loro bottega. E quindi diciamo, qui la possibilità che ci sia di mezzo questo Maso di Bartolomeo è effettivamente abbastanza alta. La sua prima opera autonoma, cioè fatta da solo, senza essere alle dipendenze di Donatello e Michelozzo, è una cosa abbastanza anonima, siamo sempre a Prato, è questa balconata che si trova nella controfacciata della cattedrale, pietra serena, elegante, ma malinconica. E poi fa tante altre cose, ma in anni che ormai sono successivi a quelli delle pitture. Per esempio fa, ancora una volta a Prato, la cassetta reliquiario in cui si tiene la reliquia della cintola. Cioè la cintola, quando non è esposta, sta in questo prezioso cofanetto, prezioso ma non preziosissimo, perché è rame dorato, corno, avorio, legno, un'opera tutti elegante banisteria, fa dei grandi candelabri di bronzo, ce ne sono diversi, questo è nel Duomo di Pistoia, sono opere veramente gigantesche, monumentali, concepite come fasci di gigli che escono da vasi molto all'antica, e queste sono cose veramente da piacere molto a Leon Battista Alberti, questi vasi strigilati, queste basi triangolari con motivi tratti in maniera molto puntuale dai sarcofagi antichi. Però siamo ormai a date successive al. E poi, cosa non prima di suggestione, a un certo punto Maso di Bartolomeo lascia Firenze, lavora a Urbino per Montefeltro, lavora a Rimini per i Malatesta, cioè
in un cantiere di Leon Battista Alberti. E poi, essendo molto bravo nel bronzo e molto rinomato per la sua capacità di fare armi, per realizzare delle bombarde, ha la pessima idea di andare a Ragusa, cioè a Dubrovnik, in Dalmazia, dove realizza una serie di bombarde di bronzo e nel 1456, mentre ne prova una, gli esplode e muore così, salta per aria con una delle sue. Ora, per più di un secolo, come vi dicevo, la pista indicata da Janáček è rimasta ai margini degli studi sull'Alberti. Talora è stata espressamente contestata, più spesso è stata proprio ignorata del tutto. Negli ultimi vent'anni è tornata molto di attualità. Non storici dell'arte significativamente, ma filologi, storici della critica d'arte, anche qualche storico dell'architettura, ha ripreso e ha rilanciato questa idea. Cioè il masaccio del De Pictura non è masaccio di pittura, è questo qui, maso di pittura. E su questo punto, come capite, si fronteggiano due modi diversi di leggere l'epistola Brunelleschi, di intenderla come documento. Cioè, da un lato, si tratta, secondo gli storici dell'arte, della formulazione consapevole di un giudizio sui massimi valori dell'arte a Firenze, e invece dall'altra parte è un testo che va calato nell'attualità di quegli anni, nelle relazioni effettive possibili, nella biografia di Leon Battista Alberti e nei rapporti con gli artisti che poteva effettivamente conoscere e frequentare in quegli anni. Ora, è chiaro che dal punto di vista della storia dell'arte, il punto debole dell'idea di Janáček è che il nome di Maso sembra completamente inadeguato rispetto agli altri. Cioè, Brunelleschi, Ghiberti, della Robbia, Donatello, Maso di Bartolomeo, è un tonfo. Però è vero che noi non siamo, è difficile immedesimarsi nel punto di vista di quegli anni. Forse Maso di Bartolomeo era un giovane molto promettente, in quel momento a 30 anni era molto portato da Donatello e Brunelleschi. Donatello e Brunelleschi dicevano a Alberti, guarda, questo diventa un genio, questo diventa bravissimo, una volta capita, non è successo. E oggi noi, guardando questa cosa dai nostri tempi, ci sembra che Maso di Bartolomeo sia un personaggio un po' di seconda fila. Fatto sta che contro l'ipotesi di Janáček si espresse in maniera perentoria, forse il più autorevole, uno dei più autorevoli storici dell'arte del Novecento, cioè Richard Krautheimer, in una oggi monumentale e insuperata monografia dedicata a Lorenzo Ghiberti, in cui Krautheimer dice il tono della prefazione di Alberti esclude l'inclusione di un artista di seconda fila. Masaccio, in quel contesto, menzionato accanto a Brunelleschi, a Donatello, a Ghiberti e a Luca della Robbia, può essere solo the Masaccio, il solo e unico e vero Masaccio. Cioè, la storia dell'arte non tollera che in questa lista così capitale si inserisca un personaggio così secondo. Per evocare, chiaramente Krautheimer aveva in mente questa cosa, cioè Masaccio è la pittura prospettica per eccellenza, grande affresco della Trinità di Santa Maria Novella, è certamente qualche cosa che non poteva passare inosservato, sia pure a ormai quasi 10 anni dalla morte del suo. Oggi, come vi dicevo, l'ipotesi Maso di Bartolomeo ha ripreso molto tempo. E contro questa ipotesi si è ora scagliato con grande vigore un importante storico dell'arte, che è Alessandro Ballarin, che ha appena fatto uscire, pochi mesi fa, questi due volumi molto interessanti. Si intitolano Piero Adriatico, cioè sulla carriera di Piero della Francesca presso le corti della costa adriatica, Rimini, Urbino, Ferrara, eccetera, molto Ferrara. E questo libro, appunto, uscito alla fine del 2022, contiene varie opinioni dell'autore sulla questione che ci interessa. Questo è un punto su cui, a mio giudizio, non è spazio alla discussione, a meno di non mettere in forse l'intelligenza di Alberti. All'altezza della redazione del trattato, Ballarin si dice, sì, anche Luca della Robbia era molto giovane, però all'altezza della redazione del trattato, Luca stava ultimando quel capolavoro che sono i 10 altorilievi della balconata marmorea dell'organo principale di Santa Maria del Fiore. Grazie a quel capolavoro, qualsiasi cosa era dovuta a Luca, ed è merito dell'intelligenza di Alberti averlo immediatamente capito. Questa grande enfasi sull'intelligenza di Alberti, intelligenza di tutti i due. E
citazione che mi sembra più significativa di tutte, il rilevamento di Alberti alla primavera del 1436 è perfetto, un segno della sua grande intelligenza dei fatti figurativi, un bilancio storiografico pronto per essere usato dagli studiosi di oggi. L'avesse scritta 5 anni dopo quella dedica, altri nomi sarebbero entrati, quelli dell'Angelico, di Paolo Uccelli, di Domenico Veneziano, di Filippo Lippi, ma mai e poi mai il nome di Masaru Bartolomeo. Allora, alle spalle, su tutta questa vicenda, si allunga, come sempre, nelle vicende di storia dell'arte, l'ombra del più grande storico dell'arte del Novecento, cioè Roberto Longhi, che vedete alle mie spalle. E questa idea di usare le parole di Alberti come una sorta di termometro esattissimo della situazione artistica della Firenze del Quattrocento viene proprio dalle pagine di Longhi, cioè Longhi continua a introdurre, Longhi che aveva un grande trasporto, un grande entusiasmo per la pittura, un po' insospettabile, invece lo usa molto spesso e in maniera molto fine, facendo capire di averlo letto anche nei suoi aspetti più tecnici, più scientifici. Ora, vi ho messo un'antologia di citazioni di Longhi, tutti i testi famosissimi, il Piero della Francesca del 1927. Se l'Alberti, scrivendo il famoso proemio del suo primo trattato del 35, non nomina altri che Filippo, Donato, Nencio, Luca e Masaccio, par chiaro che persino Paolo Uccelli, Domenico Veneziano e Andrea del Castagno non si fossero molto avanzati nell'arte. Qui, negli ancora più famosi fatti di Masolino e Masaccio, saggio del 1940, dove c'è una stroncatura fortissima di Paolo Uccello, dovuta al fatto che Paolo Uccello piaceva molto ai simbolisti e ai surrealisti, scusate, e Longhi non li poteva vedere, quindi Paolo Uccello cade dalle grazie di Longhi e Longhi dice: ma si è mai dato il giusto peso al fatto che l'Alberti, nel famoso passo del 35, non pensa affatto di poter citare Paolo Uccello tra i grandi spiriti dell'arte rinata? Il fatto che non lo citi è la dimostrazione che non aveva niente. E nel 60, dopo guerra, Longhi, peraltro con chiave molto di sinistra, trascorsi molto vicino al regime, però si era molto spostato a sinistra, l'Alberti nel 1436 non si era sentito di includere l'Angelico fra i nuovi uomini, perché già lo vedeva involversi nella sua appartata posizione arcaistica di devoto, severo officiante della pittura sacra. Cioè Angelico è un pittore troppo conservatore, un pittore che Alberti sentiva come non veramente moderno perché è pittore bizantino. E qui Longhi, vecchio, non più così brillante, fa un torto molto grosso all'Angelico, perché l'Angelico ben prima del 35, ben prima degli anni della pittura, dipinge così, cioè pittore più moderno che c'era a Firenze dopo la morte di Masaccio. Nel momento in cui muore Masaccio, l'unico vero erede di Masaccio, nel senso di capacità di rappresentazione delle figure nello spazio, di allusione intelligente e plausibile della terza dimensione, è certamente l'Angelico. Vi faccio vedere questa famosa tavoletta di Predella, o la grande tavola del Louvre, questa incoronazione della Vergine che avviene in Paradiso, che è una sorta di scacchiera su cui i santi, visti di spalle, di fronte, di profilo, stanno disposti attorno a questa gradinata di gradini di marmi assurdi, coloratissimi, azzurri, gialli, verdi, che salgono verso la pedana su cui si svolge la cerimonia. Però appunto, proprio in questa questione, io credo che stia il fraintendimento. E alla fine, pur da storico dell'arte, tendo oggi a essere convinto che avesse ragione Janicek, che hanno ragione quelli che dicono che quel Masaccio della pittura non è Masaccio di pittura, ma è proprio Masaccio di Bartolomeo. E questo perché? Perché il nome di Masaccio, nella dedica Brunelleschi, è incongruo non soltanto per il fatto che Masaccio a quelle date era morto e non avrebbe mai letto quelle righe e difficilmente ci si rivolge a un morto dicendo tu, Nencio, Pippo, io, basta, ma per il fatto che Masaccio in quel consesso sarebbe stato l'unico pittore. E invece io sono convinto che il trattato di pittura sia scritto per insegnare ai pittori a dipingere, cioè agli occhi di Alberti, la pittura del suo tempo non era una pittura adeguata. E quella dedica a Brunelleschi, cioè una dedica in cui si menzionano soltanto un architetto che era stato scultore da giovane e altri architetti e altri scultori, vuole dire: ho scritto un trattato per far sì che anche i pittori
divengano così moderni, cioè dal punto di vista degli alberti, così all'antica, come siete voi, come siamo diventati noi, perché poi alla fine un vero pittore in quel gruppo c'è, ed è Alberti. È Alberti che propone se stesso come pittore moderno, come unico vero pittore moderno che insegna ai pittori. Questa cosa nel Trattato della pittura emerge molto chiaramente. Alberti lo scrive continuamente, di scrivere come pittore per i pittori, di dilettarsi di pittura. Il vero pittore della scena è questo. In ogni nostro favellare, molto prego, si consideri me non come matematico, ma come pittore a scrivere di queste cose. Parliamo come pittore, quei miracoli della pittura, i quali più miei compagni videro da me fatti una volta a Roma. Dirò quello che fui io quando dipingo, e poi soprattutto sia licito confessare di me stesso. Io, semmai per mio piacere, mi do a dipingere qualcosa non raro, quando dall'altro mie maggiori faccende trovo ozio, ivi con tanta voluttà sto fermo al lavoro che spesso mi meraviglio così aver passato 3-4 ore. Cioè, Masaccio non può starci in quella dedica perché i pittori sono i destinatari del trattato e non c'è ancora un pittore che sappia dipingere come Alberti ha in mente. Cioè, c'è lui. E Alberti ha dipinto, è stato pittore, pittore dilettante, lo dicono tante fonti anche quattrocentesche, lo dice anche Vasari, parlandone malissimo. Vasari intestava l'Alberti. Vasari scrive: più che per le opere manuali è conosciuto per le scritture il famoso Leon Battista Alberti. Nella pittura non fece opere grandi né molto belle. Concio sia che quelle che si vedono di sua mano, che sono pochissime, non hanno molta perfezione. Ma questo non è gran fatto, poiché egli attese più agli studi che al disegno. E questo dà un po' il senso anche della difficoltà di Alberti di parlare veramente dell'artista. C'erano due piani che ancora nel 400 non comunicavano. Primissima cosa vi vorrei, che poi vi lascio, che in qualche modo mi riallinea con gli storici dell'arte. Un altro punto su cui c'è discussione e che invece credo sia considerato più correttamente nella prospettiva da cui lo guardano gli storici dell'arte. La domanda è: quanto ha influito il Trattato della pittura sulla pittura del 400? Cioè, c'è una pittura che si sviluppa, che dire, usa come modello, che guarda alle istruzioni dell'Alberti? Oggi si tende a dire di no. Si dice, ma il Trattato in volgare è documentato in pochissime copie, non ha avuto circolazione, qualche cosa, anzi, sarà stato sentito quasi come una pretestuosa invasione di campo da parte di qualcuno che è pittore non era. Ecco, in questo caso invece io credo che un pittore che dipinge come Alberti immaginava si dovesse dipingere, cioè, ed è Domenico Veneziano. Domenico Veneziano, non bisogna farsi ingannare dal nome, un pittore fiorentinissimo, formatosi a Firenze, evidentemente veneziano di origine, ma che non ha nulla di veneziano nella sua cultura, ed è veramente il pittore in cui si compone quella sintesi di prospettiva, luce e colore che è esattamente il portato, il modello, il dettato del trattato albertiano. Dove Alberti dice: trovasi certa amicizia dei colori, che l'uno giunto con l'altro gli porge dignità e grazia. Il colore rosato, presso al verde e al celestrino, si danno insieme onore e vista. Il colore bianco non solo presso al cinericcio, ma presso al crocio, ma quasi presso a tutti i posti, porge letizia. E per esempio il fatto che Domenico Veneziano non usi per nulla l'oro, non utilizzi la foglia d'oro, corrisponde perfettamente all'indicazione di Alberti. Trovasi chi adopera molto in sue storie l'oro, che stima porga maestà. Io non lo lodo, perché nei colori, imitando i raggi dell'oro, sta più ammirazione e lode nella legge. Ed è questa cosa che effettivamente riesce, questo accordo meraviglioso di bianchi, di rose e di verdi, che sembra veramente illustrare la pagina albertiana. Faccio vedere qualche dettaglio di questo quadro stupendo di questo raro pittore, che veramente tiene insieme questa tersa, luminosa, mattutina concezione della pittura e un'idea altissima, estrenua e quasi esasperata di prospettiva. La santa sulla destra è Santa Lucia, che solo avvicinandosi molto molto ci si rende conto che la cosa che tiene in mano, oltre alla palla del martirio, è un piattino, e su questo piattino
ci sono i bulbi degli occhi, come due uova, cioè messi in prospettiva. È un piattino rappresentato in scorcio, non so se si riesce a vedere sul dettaglio più nitido che ho trovato, una sorta di piattino rettangolare, un po' come un tagliere d'aperitivo, visto in uno scorcio fortissimo, su cui stanno appoggiate le due cupolette, i due bulbi tagliati di Santa Lucia, patrona degli occhi e della testa. Se c'è un pittore che è nel ricordo di Battista Alberti, più di tutti, certamente è Piero della Francesca. E Piero della Francesca è un allievo di Domenico Vizzi. Piero della Francesca si è formato, il primo documento che ci parla di Piero della Francesca lo vede a Firenze nel 1439, nella bottega di Domenico Vizzi. Quindi sì, credo che effettivamente il trattato dell'Alberti abbia inciso sugli sviluppi dell'arte, lo ha fatto nel senso di quella che, credo da una definizione molto felice, molto fortunata di Luciano Bellosi, si chiama la pittura di luce, cioè Domenico Venezia, Piero della Francesca. Ringrazio il professor Aldo Galli per questo interessante punto di vista dello storico dell'arte sul trattato, o sul testo, diciamo, della pittura. Sono molto convincenti le argomentazioni riguardo in particolare proprio quest'ultima cosa di Domenico Veneziano, Veneziano come pittore che più ha, come posso dire, assorbito la lezione del trattato albertiano, ma anche altri aspetti sono, credo, poi suscettibili dei due interventi. Senza perdere tempo, passo subito la parola a Fabrizio Meroi, che ci farà vedere un altro punto di vista a proposito del testo di Gian Battista. Prego, a lui la parola. Grazie, ringrazio il professor Ferrari, Aldo, e ringrazio il professor Palazzo, il professor Gennini, questo invito. E Aldo ha fatto vedere molto bene, da un punto di vista molto ampio, già qual è la complessità di quest'opera, quante altre questioni, quanti problemi che in particolare. Vorrei toccare due punti. Elementi filosofici nel De Pittura. Secondo punto, la dimensione filosofica della pittura, o altrimenti detto, il rapporto comunque tra filosofia e pittura in Alberti in generale, anche al di là del De Pittura, ma a partire dal De Pittura. Il secondo tema è vastissimo, qualche accenno, qualche esempio, qualche. Prima di tutto però la chiamerei una notazione a margine, straordinario, breve, ma bellissimo, che è il prologo, perché c'è un punto fondamentale anche da un punto di vista storico-filosofico, storico, di quella relativa a quella che è la considerazione dell'umanesimo, del Rinascimento. Il tema del rapporto tra decadenza e rinascita. No? Lui arriva a Firenze e dice, no? Trovo l'arte nuova, no? Che contrappone subito a un periodo di decadenza, di scomparsa dell'arte. Ora così siano mancate e quasi in tutto perdute tante ottime divine arti e scienze. Proprio l'attacco del prologo. Quindi parte proprio da quel punto, quel nesso, quel contrasto, quello scarto tra momento di oscurità, di decadenza, di oblio e di ripresa, di rinascita, che è una delle cifre essenziali per definizione del Rinascimento stesso, o almeno dell'immagine che del Rinascimento si è formata attraverso secoli di storiografia, di letture, eccetera. Si tratta di quella che è stata chiamata anche autorevolmente l'ideologia degli umanisti, no? Che hanno costruito e ci hanno lasciato in eredità un'immagine già ben confezionata, molto abilmente,
che è quella di se stessi come coloro che riportano la luce dopo le tenebre, secondo un'estensione cronologica, una visione dei secoli precedenti, ormai, come sappiamo, totalmente superata. Ma qui si tratta proprio di questo, e qui in un testo anche come il De Pittura troviamo una delle tantissime testimonianze di come agisce questo elemento, no, nella loro mente, nel loro pensiero. Qui lo troviamo applicato in particolare alla realtà dell'arte, dell'epoca, di quegli anni, Firenze, come Aldo ci ha fatto vedere benissimo contestualizzando questo esempio. E troviamo i luoghi comuni anche dopo il del caso, appunto, quello che rispetto agli antichi che hanno fatto cose straordinarie, ma in un contesto in cui i maestri c'erano, adesso qui qualcuno lo sa fare senza quei maestri, senza quegli esempi a portata di mano, quindi tanto di cappello, eccetera. Ecco, già questo mi sembra notevole per far vedere come qui Alberti rivela di essere umanista in questo senso. Allora, il primo punto, questo è un testo, possiamo dire, nel senso più alto del termine, un testo tecnico, no? Dovrebbe essere un testo pieno, no? Che divide in tre parti, no? La prima parte le origini della cultura, la seconda la cultura, questa è la struttura, l'articolazione interna dell'opera. E dovrebbe rivolgersi, come appunto diceva. Ecco, questo è, come posso dire, potrebbe sembrare un elemento, un fattore che rende, insomma, un po' strano andarci a cercare di dirci. Però anche qui una premessa di carattere generale, ma che si può applicare a questo caso particolare. Anch'io, come il professor Ferrari, prendo le mosse e cito il genere di Togaretti, uno di Colombi, no? Questi grandi fenomeni che hanno fatto nel corso del Novecento, la storia della filosofia, eccetera. Ecco, una posizione ben nota di Eugenio Garang è quella per cui la filosofia dell'umanesimo si troverebbe un po', no, disseminata, dislocata, un po' non dove ci si aspetterebbe di trovarla, cioè non solamente nei trattati filosofici, nelle scuole filosofiche. Scriveva già nel 1947, anzi negli anni 50, però la prima versione di questo testo era già uscita in tedesco nel 1947. La meditazione filosofica dell'umanesimo è la meno riducibile che mai sia stata a schematizzazioni e a classificazioni. È un tono, un accento che circola e anima ogni problema e ogni ricerca. È un monumento all'artista, allo scienziato, al sacerdote, al politico, della sua misura umana. Per questo è varia e molteplice e sembra polverizzarsi, spiegarsi, ora in un'orazione politica, ora in un trattato di belle maniere, ora in un manuale tecnico, e richiamo in un'indagine particolare al compito umano cui non si deve mancare. Quindi questo pensiero dell'umanesimo che si trova polverizzato, dislocato, nascosto quasi alle volte nel trattato, nell'orazione, nel testo sacro, eccetera. Ecco, io credo che, se questo è vero, credo, come dire, di De Pittura sia anche un buon esempio di questa situazione. Perché? Perché c'è pensiero, non c'è solo teoria, pratica artistica, c'è anche una filosofia, un pensiero, nel senso di, in particolare, questi sono i tre punti su cui vorrei concentrarmi, una concezione della natura, una concezione dell'uomo e una concezione, di aver preciso, del rapporto tra uomo e natura, che va letta tra le righe laddove si parla dell'uomo, che in questo caso è il pittore, la prima battuta, e la natura, che è il refrain, è la colonna teorica dell'opera. La natura deve essere esempio, maestra dell'artista. Allora, la natura, il primo punto. La natura, ecco, è questo, innanzitutto, esempio e maestra per la natura. Ma anche, in misura forse minore, ma non meno quantitativamente minore, ma non meno importante, creatrice ed elargitrice di doni, cioè di doti, all'uomo, che è pura e lui stesso. E ancora il prologo, questo testo è bellissimo, no? Cioè non di parole, in una delle prime battute, che ha già letto Arlo, il prologo, c'è un passaggio in cui entrambe queste immagini della natura sono ben presenti.
onde stimare dopo questa decadenza, vedo ora, no? Questa ripresa. Il primo punto da cui parte è appunto questa decadenza, questo quasi in tutto per vita, a tal punto che stimai fosse che già la natura, maestra delle cose, fatta di vita stracca, più non producea né giganti né ingegni, quali in quei suoi quasi giovanili tenere e più gloriosi, produsse amplissimi e meravigliosi. La natura non produce più questi ingegni, cioè non dà più doti, non dà regali, non dà in dote all'uomo doti da farne grande artista, da muoto. E dall'altro, maestra delle cose, che potrebbe dire naturalmente creatrice delle cose, ma anche maestra, cioè colei che insegna, si fa portatrice di un insegnamento. Questo è un passaggio nel quale entrambe queste facce della natura sono presenti. E poi numerosissimi potrebbero essere gli esempi, in particolare della prima faccia, maestra di esempio. Ne riprendo qualcuno proprio così, a sprombattuto. Ancora sempre, nello stesso prologo, invece alla fine, in riferimento al primo libro, si dice che nel primo libro verranno illustrate e individuate e illustrate nella natura le radici della pittura. Questa leggiadra è di bellissima arte, proprio perché la pittura non può discostarsi dalla natura e da quello che esiste. Nel primo libro esporremo la pittura dai primi principi della natura, a partire dai primi principi della natura. La pittura è legata a filo doppio alla natura. Il secondo libro, addirittura la natura medesima è pittrice, la natura medesima pare si diletti di dipingere, riferimento alle immagini di sovrani barbuti che si possono vedere nelle strutture del marmo, delle pietre. Ancora nel secondo libro, il tema della grazia, della bellezza delle cose, nella composizione di superfici, cioè nell'aspetto in cui poi il pittore... La composizione di superfici molto si cerca la grazia e la bellezza delle cose, quale pare a me niuna più atta e più certa via di torla dalla natura vi sia, prenderla dalla natura, perché è già nella natura. Ancora, conviene siano i pittori notissimi ai pittori tutti i movimenti del corpo, perché poi fingere anche questo, quali bene impareremo dalla natura. Infine, il vero, sempre secondo libro, raccontiamo cose quali impareremo dalla natura. Questo è Alberti stesso, come pittore, di sé che aveva come pittore presentato in altri doppi marchi, ma solo esempio invece dell'altra faccia, sempre in questo caso dal primo libro, è anche un esempio un po' particolare, un po' problematico, e cioè della natura che elargisce, no? Doni, e cioè facoltà, doti all'uomo, tra cui quelle che gli permettono di essere un debito. A di sottili ingegni e atti alla pittura, cioè a chi è portato alla pittura, queste nostre cose, in qualunque modo dette, saranno facili e bellissime, anche se io magari non sono così chiaro e così bravo a dire. A chi altri sia rozzo e dalla natura poco dato a queste arti nobilissime, saranno queste cose, benché eloquentissime, scritte anche da chi è più eloquente di me, ingrate, saranno comprese. Allora, qui è un po' doppio taglio questa cosa, perché si parla di coloro che hanno ricevuto tante doti, ma anche di coloro che non ne hanno ricevute tante, in particolare sul tema all'interno della pittura. Però quello che non interessa è appunto l'elemento positivo, per così dire, e cioè appunto l'arma, ecco, non è fatta, non lesina appunto qualità positive da attribuire alle creature, agli esseri. Questa è la natura in questa opera. E allora, come vorrei poi far vedere, insomma, più in generale, però, ecco, le cose non sono così semplici.
dice, perché questa non è certo, è una delle immagini della natura che troviamo anche in altre opere di Alberti, ma non è l'unica, perché troviamo anche immagini ben diverse, se non radicalmente opposte. E questa è la cifra stessa tua. Professor Ferrari, in prima battuta, è la complessità di questo, la particolarità di questo autore, l'inafferrabilità di questo autore, passando anche da un'opera ad un'opera. Questo naturalmente c'è un grande, c'è stato, c'è ancora in parte un grande dibattito storiografico, ci sono di questo autore, a seconda che si privilegino alcune opere o altre, o addirittura alcune parti all'interno di alcune opere piuttosto che altre. Probabilmente, naturalmente, insomma, la visione magari forse più equilibrata potrebbe essere appunto quella che richiama in ogni caso a una considerazione globale. No, poi le considerazioni possono essere anche più variate, più diverse. Quello che conta è magari non mai settorializzare, non mai limitarsi a una delle facce di questo autore. Onte, appunto. Allora, perché altrove troviamo una natura ben diversa, che mostra facce ben diverse, facce indipendenti solo da due opere, Eugenius, è del 40, quindi siamo poco dopo, insomma, lo stesso turno di anni, fa un'opera più tarda, una famosa idea edificatoria, un movimento dell'Alberti. Bene, Eugenius, troviamo una natura ostile all'uomo, anzi, troviamo un'ostilità reciproca. L'uomo ne combina di tutti i colori nei confronti della natura, violenta la natura, e la natura risponde senza esclusione di colpi. E c'è un rapporto, per usare l'eufemismo, conflittuale tra l'uomo e quella natura di cui fa parte, ma con la quale appunto entra in conflitto. Nel De re edificatoria c'è una pagina, all'inizio del decimo libro, in cui che la natura provoca alle opere architettoniche, a ciò che l'architetto per bene, no, tanti tempi fa, fulmini, terremoti, inondazioni, nel caso di Eugenio, probabilmente si tratta di animali, poi assicuramente anche classici, no, basta una zanzara, di un maletto per toglierci la vita. Fulmini, terremoti, mentre edificatori, inondazioni, eventi che proprio definisce Alberti, sono le sue parole, eccezioni. Eccezionali frutti della forza della natura, una forza evidentemente natura. Allora qui troviamo nel De pittura un'immagine chiara, ben definita, duplice, interamente positiva della natura, ma ecco, teniamo presente che c'è nel De pittura lo stesso si può dire dell'uomo. Lo stesso si può dire dell'uomo perché qui c'è un'immagine estremamente positiva dell'uomo, perché c'è un elogio a più livelli della figura del pittore. Un ritratto del pittore, come c'è questo rovesciamento, ma come diceva Aldo, un ritratto ideale del pittore. Poi non sempre naturalmente si realizza. Un pittore che già nel secondo libro viene definito come un altro Dio. La natura divina del pittore. Non può non venire in mente quello che qualche anno fa, quasi si è un vicino, no? Questo uomo che si avvicina a Dio. Qualsia pittore maestro, vedrà le sue opere essere adorate e sentirà sé quasi giudicato un altro Dio, un secondo Dio. Deve avere delle doti particolari, non solamente essere un bravo pittore. Piacerammi sia il pittore, uomo buono e dotto in buone lettere, quindi una brava persona, un carattere, una bontà e anche un sapere, un'erudizione, una conoscenza. Ancora, un tratto, e vedete come man mano che delinea il pittore, delinea l'uomo. C'è un ideale del pittore, ma dietro di esso un ideale dell'uomo, indipendentemente dall'esercizio della pittura. Giudico, bisogna avere una diligenza congiunta con prestezza, che mai ponga
scrittore, lo stile o suo pennello, che mai si mette a dipingere, se prima non bene con la mente avrà costituito quello che egli abbia fatto e in che modo abbia condito. Non agire prima di pensare, fare le cose, questo probabilmente in prima battuta vale, prima di averci ben pensato, di essersi preparato, di avere i mezzi, di avere ben progettato un'opera architettonica come un quadro, una pittura. Il tema della misura, grande tema umanistico, volere in tutte le cose più che a te non sia possibile, marchiandosi in una sorta di hybris, mi pare atto di persona pertinace e bizzarra, non uomo diligente. È ancora un tratto un po' marginale, ma molto significativo e molto moderno. Stare a sentire i consigli di chi magari ne sa più di te o anche di chi passa di lì per te. Tutto, di tutto si può fare tesoro. Bisogna essere capaci e disposti a trarre insegnamenti anche da dove si suppone possano non venire. Alle cose si dia diligenza moderata e abbiasi consiglio degli amici e dipingendo si apre il tutore a chiunque viene e odasi ciascuno. A qualunque parte venga un consiglio, può essere prezzo. Allora, dietro queste qualità del pittore ideale ci sono, possiamo intravedere, un ritratto dei tratti intratti dell'uomo vagheggiato scritto dagli umanisti, incarnato in alcuni casi dagli umanisti, ma anche qui non è l'unico. Se ci spostiamo, se vediamo altri testi, appunto in una visione, in una prospettiva più complessiva, troviamo in testi per immagini per diverse. Qui non solo Durante, ci sono riferimento a note anche più tardi, 50 anni, siamo in metà del secolo, il Momo, che offre un quadro francamente desolante, il mondo degli dèi, degli uomini, così come del mondo degli dèi. Fanno a gara a chi mostra più i propri lati peggiori, a partire dal protagonista del discorso, cioè Momo, questa divinità minore che già dietro di sé una storia di interpretazioni e che è il dio ambigua perché svolge una funzione positiva, critica, può parlare, la paresia, ma anche la maldicenza, l'ingiuria, l'ogna, la dissimulazione. Ecco, è una figura veramente multiforme che incarna spesso valori e comportamenti assai negativi, e intorno a lui appunto uomini e dei che ne combinano assolutamente tutto, in prima. Ecco, allora anche in questo caso bisogna fare attenzione. Qui troviamo un'immagine dell'uomo che è una delle tante componenti di quel caleidoscopio, di quel prisma che è la cultura umanistica, il pensiero umanistico. Da ultimo, il rapporto tra uomini, ma in fondo la risposta la possiamo già immaginare. Tornando, concentrandoci sulla pittura, abbiamo questa celebrazione della pittura, abbiamo questa celebrazione del pittore e dietro di lui dell'uomo stesso, e si dà quello che possiamo già capire, che abbiamo già capito, è che l'uomo deve imparare. Allora, ecco, diciamo che però qui, questo è un punto molto interessante, perché ci sono due elementi, l'ingegno e lo studio. Cioè le doti naturali che abbiamo per fare. E lo studio, cioè quello che ci mettiamo noi del nostro, cioè l'impegno, con cui integriamo quelli che sono i doni che abbiamo ricevuto. E allora la situazione può cambiare molto. C'è il versante dell'ingegno e c'è il versante dello studio, che devono cooperare, collaborare. L'ingegno non può fare a meno della natura. C'è su questo un... come posso dire, siamo già nel terzo libro, la terza parte, quella che appunto è dedicata al pittore, la pittura, l'ingegno. Allora, questo è il punto nel quale non si può fare a meno della natura. Stile Alberti, per non perdere studio e fatica, quindi impegno, per non impegnarsi in vano, si vuole fuggire quella consuetudine di alcuni sciocchi e presuntuosi del suo ingegno, che ci è stato dato, ma non male, senza avere esempio alcuno della natura, studiano da sé a sé
acquistare l'ode di dipingere, pensando di poter fare almeno dell'insegnamento della natura e quindi di tagliare quel cordone, quel legame che li lega alla natura. Savio pittore, esempio quello di Zeus, esempio classico, savio pittore, se conobbe che ai pittori ove loro niuno esempio dalla natura, quale essi seguitino, ma pure vogliono con i suoi ingegni giungere le lode della bellezza, ivi facile, cosa gli succede? Loro avverrà che non quale cercano bellezza con tanta fatica troveranno, ma certo piglieranno sue pratiche non vuote, quali poi, ben volendo, mai potranno lassare. Non si libereranno del loro no? Cuoceranno nel loro brodo. Però chi da essa natura s'userà a prendere qualunque cosa facci, costui renderà sua mano sì esercitata che sempre qualunque cosa farà, farà tratta dal naturale. Ecco. Allora, folle, sciocco, chi pensa di poter fare a meno di questo insegnamento della natura. Ma le cose anche qui, come sempre in albergo, non sono semplici. C'è un'altra faccia della medaglia, un altro aspetto. Perché con l'altro, con lo studio della nostra materia, si può andare anche oltre la natura. Non si può fare meno, ma si può andare oltre la natura. In questo caso, anche qui c'è un altro passo, siamo proprio verso la conclusione di pittura. Parla di, fa l'esempio di tutta una serie di pittori dell'antichità, dei quali ognuno era bravo a dipingere un cavallo, non l'uomo, ma ognuno aveva delle doti, ma limitate, no? Non sapeva dipingere gli uomini, ma non i cavalli, fino alle, la natura, massimi tani, eccetera, ma non. Questa cosa dimostra che non tutti hanno avuto le stesse doti. Importante riguardo ecco, la diversità, naturalmente, così a ciascuno fu non eguali facoltà e diede la natura a ciascuno ingegni sue proprie doti, delle quali non però intanto dobbiamo essere contenti, che per negligenza lasciamo di tentare quanto ancora più oltre con il nostro studio possiamo. Ancora una dialettica, ancora un contrasto, ancora, a seconda di come lo guardiamo, un delicato equilibrio o una continua tensione. Quindi tra questa dipendenza dalla natura e la possibilità di andare oltre, di non poterne fare meno e di doverne fare meno nel momento in cui vogliamo o possiamo spingerci oltre. E conclude, conviensi coltivare i beni della natura con studio ed esercizio. E così di giorno in giorno, attraverso la quotidianità, di fare maggiore, quindi di superare la malattia. Ecco, tutto questo, insomma, solo veramente per, ecco, così anche, insomma, vedere quanto c'è di pensiero, insomma, di pittura riguardo, insomma, la cultura, e quanto però anche in questo caso le cose siano complesse, magari appena cerchiamo di mettere in testa accanto agli altri ad avere una visione complessiva globale delle opere, insomma, della produzione. Molto rapidamente l'altro. Ecco, il tema della pittura in Alberti non si esaurisce. Solo due fondamentali importanti. Allora, un'opera di Alberti sono le intercenate, questi componenti leggeri nella forma, da essere letti in testi conviviali, ma naturalmente densi di contenuti. Le intercenali sono scritte in una dozzina d'anni, fondamentalmente negli anni 30, inizio anni 40. Un'opera di straordinaria, che è composta da una serie di simboli scritti, però più di altri. Uno di questi, il primo del secondo libro, si intitola Pitture, i dipinti. Ed ha, in particolare Roberto Martini lo ha sottolineato, ha una straordinaria importanza anche nell'economia interna, per l'interpretazione delle intercettazioni. Che cos'è? Possiamo forse chiamarlo un affresco muraleggiato, non nel senso che
si tratta praticamente di una serie di pitture sulle pareti di Trento, però complessivamente costituiscono un affresco moraleggiante. Perché moraleggiante? Perché indica bene e male. Quindi, verso una resa visuale, immaginando delle figure dipinte, Alberti trasmette, ci propone, ci comunica la sua idea di ciò che è bene e di ciò che è male, in maniera plastica, in maniera quindi tanto più efficace in quanto l'immagine parla. Allora, l'intento morale di quest'opera è chiaro fin dall'inizio. Annuncia: chiunque leggerà quanto sto per descrivere non solo proverà piacere per la diversità, la varietà, il grande tema albertiano, dei soggetti rappresentati nei dipinti e per la capacità creativa della vita, ma sarà anche riconoscente per aver trovato nel nostro lavoro piacevoli consigli per vivere con saggezza. E poi, su due tre pagine, alla fine riprende e sottolinea nuovamente quello che è l'intento. In questi dipinti abbiamo offerto ai nostri lettori qualche momento piacevole, cioè il momento del letto, e qualche consiglio per vivere bene e felicemente. Allora, saggezza, felicità sono da sempre i poli all'interno dei quali sono il pensiero, insomma, significa. Che cosa sono queste pitture? Immagina un antico tempio, lato destro, lato sinistro, si fronteggiano 10 dipinti da una parte, 10 dall'altra. O meglio, due serie di 5. Le due più interne, le due pitture più interne da una parte e dall'altra, raffigurano entità che sono madri, che sono l'inizio di una progetto e dalla quale, no, al quale, da una parte, quali sono, da una parte, invidia madre e poi calunnia, indignazione, inimicizia, miseria. Cinque dalla stessa parte, ambizione madre, contesa, ingiuria, vendetta, calamità. Dalla parte, sulla parete, c'è modestia madre e le figlie, pace, cura della virtù, lode, immortalità. Dall'altra parte, vanità madre, beneficenza, figlia, benevolenza, pace e felicità. È una tavola che illustra i valori positivi, i vizi e le virtù. Quindi un affresco moraleggiante che riguarda, potremmo dire, il dover essere, no? Quello che come, no? Come le sue istruzioni, come la pittura che lui immagina, come lui vorrebbe che fosse. E lui vorrebbe che tutti noi fossimo in grado di distinguere il bene dal male. Solo una notazione su una di queste figure. Umanità, humanitas, madre. L'umanità, l'essenza dell'uomo. L'uomo che cos'è? Questo ritratto, in questo brevissimo ritratto, cinque righe dell'umanità, troviamo un altro elemento fondamentale per tanti della cultura umanistica. È la straordinaria immagine di una donna che ha attorno al collo volti differenti, vecchi e giovani, tristi e allegri, pensosi e spensierati, così via. La varietà, la multiforme realtà umana, nei suoi vari aspetti anche opposti. E dalle sue spalle escono numerose marche, il tema dell'operare, del fare. Non solo i libri, non solo lo studio, non solo la ricchezza, ma anche la vita viva, un grande tema, quello della mano. L'altro riferimento, e mi avvio a concludere, era il già citato Momus, perché nel quarto e ultimo libro del Momus, siamo intorno prima dopo il 1950, troviamo un altro affresco, in questo caso un affresco che definirei realista, che riguarda l'essere più che il dovere, cioè una disincantata rappresentazione di ciò che spesso l'uomo è, non come dovrebbe essere, no? La sua consapevolezza e capacità di distinguere il bianco dal nero, il bene dal male e di trarre per il male. Spesso noi vediamo una realtà diversa intorno a noi. Allora, questo, passiamo con questo ritratto. Passiamo, questo affresco, passiamo dal dover essere all'essere, perché qui non troviamo una serie di pitture contrapposte, ma troviamo il racconto di un pittore che viene confrontato col filosofo.
c'è un filosofo, ecco, un punto direi focale del rapporto tra filosofia e pittura. Interlocutori in questo passaggio romanzesca sono Gelasto. Gelasto è una specie di filosofo. Caronte è colui che traghetta, no? Allora, Gelasto se ne viene con una tirata filosofica sulla forma, sulla materia, sul movimento, no? Alla fine, Caronte, bravo, che bravo filosofo, conosci il corso degli astri e non sai niente delle cose umane. Caronte il barcaiolo ora ti insegna a conoscere te stesso. No, ti dirò quel discorso che ricordo non di un filosofo, ma di un pittore. Lui sì che a forza di osservare attentamente le forme del corpo, quindi l'aspetto più pratico, tecnico della pittura, ha visto da solo più di tutti voi filosofi messi insieme, con tutte le vostre misurazioni e ricerche sul cielo. Qui sono parole di c'è una polemica verso una certa filosofia, una certa idea di erudizione fino a se stessa. Ci sono eccetera. Dietro c'è naturalmente una concezione positiva di una certa filosofia. Qui è però la pittura che gareggia con la filosofia e mostra di capirne di più, di arrivare a quell'essenza delle cose che spesso la filosofia sfugge. Qual è il racconto? Cosa illustra? Cosa dipinge questo racconto del pittore? La creazione dell'uomo. Immagina una divinità, un creatore, che crea gli uomini, li crea col fango, questi uomini seguono varie vie e a un certo punto a loro indica la possibilità di raggiungere il suo palazzo in cui avrebbero trovato una serie di uomini. Allora questi uomini però seguono vie non tutte uguali, vie se ce ne sono alcuni che si perdono in luoghi interni e assumono fattezze mostruose. Costoro tentano di riprendere la via maestra, di ricongiungersi alle altre creature, ma vengono rifiutati per il loro aspetto. Cosa fanno allora? Scoperto del fango simile a quello di cui erano fatti, si fecero delle maschere somiglianti ai volti degli altri e le indossarono. Questo espediente di mascherarsi ha preso piede in seguito, al punto che si fatica a distinguere le facce finte da quelle vere. Se non ci si mette a guardare attentamente attraverso i buchi della maschera sovrapposta. Solo così i diversi aspetti mostruosi sono visibili agli osservatori. Dal tema della simulazione delle maschere, straordinarie fortune nelle varie epoche, che qui viene colto, viene spiegato, non da sfugge al filosofo e viene colto più tardi. Allora, ecco, solo per dare un'idea anche dell'ampiezza e della complessità del rapporto tra filosofia e cultura in Alberti, e non posso non concludere con un. Quello che è l'emblema e il motto delle tecniche, che ci fanno capire che probabilmente questo rapporto tra pensiero e immagine è fondamentale in generale, al di là del singolo riferimento, della singola opera, ma riguarda un po' tutta l'opera, tutta la produzione di Alberti. Qual è l'emblema di Alberti? L'occhio alato. Una vista straordinaria, un occhio estremamente divino, penetrante. Un occhio con le ali, un occhio che vola, la vista che vola. Quali doni maggiori? C'è tutta una mitologia su questo, no? Dalla visione, come prima metafora della conoscenza, alle ali, alla volontà, no? Di innalzarsi. Se non che questo emblema, questo straordinario valore divino conferito alla vista, alla visione, quindi anche all'immagine, va integrato con il motto. Come sempre in Alberti ci sono due facce. Il motto è quid tum. Che cosa allora? Che cosa? Che cosa? Chi vede che cosa? Chi è visto? Ecco, direi che non c'è modo migliore per cercare così di sintetizzare la complessità del rapporto tra immagine e idea in Alberti e concludo, lo faccio rifacendomi a parole con cui c'è il libro, Massimo Cacciari ha commentato.
questo nesso dinamico tra l'emblema e il motto. Certo, vigile, scrive Cacciari, è circospetto, è storico. Solare sembra essere l'emblema. L'emblema, quindi tu, non contrasta con la venerabile tradizione che vede nell'occhio un dio tra le membra, ma vita e interna, la scardina, quindi tu che vedi dunque. Allora, questa visione, quest'occhio alato, è alato, ma non deve gloriarsi troppo di queste altre. Deve rendersi conto che la sua è una vista straordinaria, che vede tutto, ma che vede tutto giù. C'è un limite anche in questa apparente assenza di vita. L'occhio vola, sì, ma soltanto qua giù può rivolgersi, soltanto al mondo sotto la luna, il mondo sublunare, si riferisce il suo raggio. Non gloriarti di esso, non adularne troppo le ali. E però al tempo stesso questo limite va sottolineato, ma che cosa rimane all'interno quindi di questa visione comunque circoscritta, rimane un grande valore. Tuttavia, questo sguardo dipinge veramente ciò che ne comprende i rapporti, e non è poco. Non è visio dei, non è visione divina, non ci facciamo dei fino a questo punto, ma pittura sì. Pittura che analizza e commisura, pittura dolorosa e vera, no? Quella anche degli uomini mostruosi che si rifugiano nelle maschere. Pittura della condizione umana, in quanto compiuta, resa in immagine. Ringrazio il professor Meroi per questa bellissima ricostruzione del complesso rapporto tra pittura e filosofia. Mentre lui stava parlando, mi è venuto in mente quello che scrive Eugenio Garin a proposito proprio del rapporto tra Leon Battista Alberti e i filosofi. Scrive Garin: dei filosofi Alberti parla di continuo ora beffandoli per l'oscurità con cui cercano di nascondere le miserie dei concetti, ora invocandoli come autorità ed esaltandoli come modelli di saggezza. Credo che sia una riflessione che si aggiunge ovviamente a quello che il professor Meroi ha detto, che ci aiuta fondamentalmente proprio a capire il nesso estremamente sfaccettato della personalità culturale di Alberti, che la cultura odierna credo faccia fatica a inquadrare secondo i nostri schemi del sapere. Grazie, veramente. Grazie ancora, buona serata e arrivederci alla prossima settimana.